Ed eccovi me, a 4-5 anni, in uno spazio fangoso che trascina un pezzo di legno immenso. Affondo nel fango fin sino alle caviglie, ma devo tirare, non so perché, ma lo devo fare. Lasciamo questo mio primo ricordo così com'è. Non mi va di fare supposizioni o di inventare. Voglio dirvi quello che è stato, senza alterare niente. Levante, sei nata in Sicilia, presto ti sei trasferita a Torino. Come te lo ricordi quel passaggio? Che ragazzina eri? Ero un po' tormentata in quel periodo. La dipartita paterna è stato uno dei motivi per cui il mio carattere si è un po' formato in maniera un po' più buia, se vogliamo. Sebbene molti riconducano la nostalgia al DNA siculo, quindi in qualche modo un po' mi apparteneva questa cosa. Me ne andavo dalla Sicilia appena adolescente, arrabbiata con mia mamma perché aveva fatto il pugno duro per dire basta, andiamo via. Fortunatamente ha avuto ragione lei. Quanti anni avevi? Avevo 14 anni, da pochissimo avevo iniziato ad avere tutto un mio giretto di amici, fidanzatino, quindi ero totalmente scissa tra la voglia di andare via e cominciare una vita nuova rispetto a quella che insomma stavamo per lasciare e la voglia di continuare quella vita palagonese. Che scuola hai frequentato? Dopo il liceo linguistico ho tentato la carriera universitaria con non pochi fallimenti perché ho detto se va male con la musica io che cosa faccio? E quindi ho detto farò economia. Dopo 2 mesi di economia ho detto grazie a tutti, è stato un piacere. Quindi sono tornata poi a lettere moderne no, psicologia, niente. E questa è la mia vita con l'università. Non ti piacciono i finali, è troppo facile inventarli, tu aspetti l'alba. Cosa sognavi? Avevi dei miti, dei punti di riferimento, qualcuno a cui volevi somigliare? Per me erano delle divinità queste cantautrici, vabbè, Carmen. Un fiore pieno di rabbia, una parentesi di rarità. Che era la catanese cantautrice super forte che ce la stava facendo e ce l'aveva fatta e ce l'ha fatta. Poi c'era Cristina Donà, all'estero c'erano Alanis Morissette, Tori Amos, Nina e Janis Joplin. E la lettura, te lo ricordi quando è entrata nella tua vita? Un po' sbirciando nella libreria di casa, tra i libri dei fratelli. E ricordo questo assurdo approccio a una lettura veramente difficile come l'Odissea. Non capivo niente, ma mi piaceva, mi faceva sognare. Era un linguaggio che mi faceva sognare. Ma il mio primo vero amore è stato un compito delle vacanze estive, una lettura delle vacanze estive, Due di due di Andrea De Carlo. De Carlo è stato un grande amore nell'adolescenza. Due di due lo consiglio ancora ai ragazzi. Sei anche una lettrice di poesie? Mi piacciono molto le poesie. Un amore liceale che è montale. Ho forbice non recidere quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Quello mi ha sempre colpita. Bravi, bravi, bravi voi. Yeah, bravi, bravi, bravi tutti voi. Decisivo deve essere stato il tuo trasferimento a Leeds. Ma come ci sei approdata? Ad un certo punto della mia vita io non riuscivo a registrare un disco. Dico, io scriverò in inglese e scrivo in inglese queste 10 canzoni. Parto con un amico che mi fa conoscere un altro amico che vive a Leeds. Da lì iniziamo a cercare dei contatti. Non se ne è fatto nulla. Ma la cosa bellissima è che io ho dormito in un gabinetto per 2 mesi su un materassino gonfiabile. È stata la cosa più rock and roll che ho fatto. Quando sono tornata in Italia è cambiata la mia vita. Gesù Cristo sono io. Tutte le volte che mi hai messo in croce, tutte le volte che sei la regina. Senti, c'è un libro che ti è rimasto nel cuore che vuoi suggerire ai ragazzi? Quello di Goliarda Sapienza, L'arte della gioia. La prima cosa che mi ha colpito dell'arte della gioia è il nome della protagonista, Modesta. Tu dici, wow, Modesta. Poi le capitano un po' di vicende tristi all'inizio, per cui dici, mamma mia, un nome è un destino, cioè è destinata al peggio questa bimba. E invece poi durante lo sviluppo del racconto
ti rendi conto di quanto lei sia fortissima e trasforma l'inizio della sua vita in qualcosa di magnifico. La scrittura di Volière da Sapienza è molto intensa, è una sorpresa dietro l'altra, anzitutto nel modo in cui descrive le emozioni. E poi, se pensi che è stato scritto negli anni 70, è stata un'avanguardista, è stata una che non poteva essere capita nel momento in cui ha scritto quel romanzo, perché c'era l'omosessualità in un'Italia democristiana dove non si poteva parlare ancora di aborto, divorzi, modesta. È stato tutto fuorché modesta. Prendi tutto quello che ho, crollami addosso e quel che posso. Il gusto di scrivere ce l'hai sempre avuto? Sempre. Quando ero piccola mi definivo un'autrice che canta, perché sì, io amo la musica e la musica mi aiuta tantissimo ad esprimermi. Però io ho sempre scritto prima che comporre. Ho questi diari che conservo con grandissima cura, pieni di racconti, e non mi bastavano le pagine, incollavo pagine al giorno che avrebbe dovuto bastarmi per continuarlo e raccontare. La protagonista dei tuoi romanzi è Anita. Parlaci di Anita. Anita B è la protagonista di Se non ti vedo non esisti. Poi salto un libro perché nel mezzo c'è stato Questa è l'ultima volta che ti dimentico, che parla della Sicilia. Ho deciso di riportarla in vita, diciamo, con E questo cuore non mente, perché nel primo romanzo mi è parso di aver approfondito poco la psicologia di Anita. Una combina guai, una che insomma cercasse l'amore un po' ovunque, ma una persona tanto irrisolta. Effettivamente è una persona irrisolta. Però con E questo cuore non mente ho deciso di scavare nella sua psicologia e quindi con l'espediente della storia d'amore riesco a raccontare una storia molto più profonda, personale, familiare, attraverso la psicoterapia. E quindi uso Ferruccio che la prende per mano e la porta a scoprirsi. Il tuo terzo romanzo è dedicato ai bambini che siamo stati, ai traumi che abbiamo subito. Avevi qualcuno in mente? Avevo in mente la mia bambina. Però ho pensato a tutti i bambini, davvero. Perché una cosa che impari quando inizi un percorso di psicoterapia è che non porti l'adulto, porti il bambino. I numerosi errori che gli adulti commettono sono un po', come dire, mossi dal bambino che li abita. Anita è uno di quegli adulti lì. Anita si chiede perché mi ripeto in questi errori, perché io so che c'è quella buca e l'ho vista ieri, l'ho vista l'altro ieri, però ci metto ancora il piede e inciampo. E allora attraverso la psicoterapia scopre perché. Come scegli i libri che leggi? C'è qualcuno che te li suggerisce? Ti fidi del passaparola? Sei una che frequenta le librerie, magari si fa colpire in modo random da una copertina? Mi fido del passaparola. Io fortunatamente ricevo tantissimi libri in regalo e questo per me... I regali più belli sono i libri e i vinili. E quindi in molti lo sanno e in molti me li regalano. Nel mio trasloco da Torino a Milano, metà del trasloco era fatto di libri. Quindi ho un sacco di arretrati. Ma ha ancora senso leggere libri quando ci si può immergere in serie TV, in storie, in altre forme? No, ma certo che sì. Cioè, rimane ancora un momento magico, intoccabile. Io attraverso la scrittura degli altri ho studiato, ho imparato, ho sentito, ho scoperto delle emozioni. È bellissimo, non potrei mai sostituirlo. Amore.